Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti di nuovo sul mio canale e qua iniziamo in partenza che questo video sarà pubblicato su tutti e due i miei canali, su quello polacco e su quello italiano. Forse potete vedere l'aria calda che esce dalla mia bocca è perché sto registrando con la finestra aperta. Potete crederci o no, ma fuori ci sono meno due. Stanno dicendo da 2 giorni che forse oggi cade la neve, io non ci credo tanto, però forse sarà così. E io per voi, per la luce migliore, sto registrando con la finestra aperta. Quindi sappiate che davvero vi voglio tanto bene. Non ci posso credere neanche io che sono capace di fare queste pazzie. Come vi stavo dicendo, pubblicherò questo video su tutti e due i miei canali. Perché? Perché ultimamente sono veramente poco presente sul mio canale Beatrice Obsession, proprio perché trovo poco tempo, per gestire tutti e due i canali. Ho deciso di essere concentrata su un canale, però tante di voi mi scrivono, tante siete troppo carini, mi scrivete anche su Instagram quando metterò finalmente un nuovo video. Quindi ho pensato che si potrebbe fare così, che adesso utilizzerò un canale solo, quello Beatrix Life, e su quel canale metterò a volte anche i film in italiano. Sarà più spesso comunque in polacco, proprio perché è una mia madrelingua, mi trovo più a mio agio parlare nella mia lingua. E in italiano a volte mi sento a disagio. Spesso le mie colleghe, le mie amiche, anche quando guardano un video che ho fatto in italiano, dopo mi deridono, mi dicono: "Ma accenti dove sono?" E io in effetti me ne rendo conto che il mio italiano non è perfetto, per cui preferirei evitare anche registrare video in italiano. Però dopo mi arrivano certi messaggi da voi che mi scrivete che vi manco, che volete vedere più video e dopo penso: chi se ne frega del mio accento, chi se ne frega se utilizzo articoli o no, registriamo per chi vuole, lo guarda, chi non vuole può cambiare canale. Adesso è periodo di saldi, potete anche notare che ho cambiato completamente look, ho tagliato tantissimo capelli, spero che vi piaccia. Invece sulle labbra, bellissimo rossetto Pierrenaît numero 05 e è questa edizione di Cashmere Lipstick, questo è matita e c'è anche rossetto di stessa linea, veramente favoloso colore perfetto, tenuta anche come effetto matte, ma non è un matte troppo pesante, effetto quasi vellutato, bellissimo. È iniziato periodo di saldi, io non sono riuscita come sempre a controllarmi, quindi sono andata ad acquistare un po' di cosette. Dopo vi faccio vedere anche addosso alcune cose e adesso iniziamo. Prima di tutto mi presento con il mio nuovo vestitino, è un vestito che ho preso da Zara. Comodissimo con le sue maniche qua un po' più strette, con un bottoncino qua attillato e poi leggerissimo. Mi piace tantissimo anche il colore blu con queste macchie color crema, color panna. Comodo, adesso metto stivaletto UGG e secondo me sarà comodissimo proprio per andare a fare la spesa, ritirare i bambini, ma anche al lavoro. Ovviamente tutte le volte quando ci sono i saldi acquisto anche le cose per i miei bambini, vestiti, calzini, pantaloni, tantissime cose. Approfitto dei saldi e questo anno sono andata nel reparto dei bambini da Zara e ho preso delle belle cosucce. Questo è un maglioncino, scusate, devo girarlo perché è sul lato sinistro, che ho preso due. Uno per me, questo maglioncino color rosa Ho cipria. preso uno per me e uno per mia figlia. Calduccio, ovviamente è sintetico, quindi non è che tiene chissà che caldo, però giuro, ne ho pagato tipo 15 euro questo maglioncino, pochissimo. Mi piace un sacco colore, io sto bene con questi colori, mia figlia sta bene con questi colori e ne abbiamo due uguali. Ovviamente non ho preso nel reparto degli adulti, mio è praticamente per 13-14 anni, però diciamo la verità, 13-14 anni è come una misura S, quindi a volte conviene andare nel reparto dei bambini e comprarci qualcosa per noi. Sveterki te same? Kaj dan same sveterki?
Parlando dei vestiti uguale figlia uguale la mamma, abbiamo preso anche questo maglioncino. Questo l'abbiamo preso da Sisley, è sempre 13-14 anni. Guardate che bello, mi piace color grigio, qua tipo felpa. E qua ci sono delle strisce un po' morbidine nere e color crema qua sulle maniche. Adesso vi faccio vedere come sta addosso a me e a mia figlia. Unica pecca di questo che è abbastanza corto, quindi io sotto di solito metto una canottiera di seta piuttosto che maglietta di pizzo che fuori esce anche sotto, che secondo me sta anche bene perché diventa look non troppo banale. Da tanto volevo anche comprare una parka. Ho provato Woolrich, ho provato Refrigerator, sono andata in tantissimi negozi, però mi dispiaceva un po' spendere 800 per un giubbino che alla fine qua in Italia non fa così freddo, se la temperatura scende meno 10 è già veramente, siamo alla grande. Volevo un giubbino per portarlo così quando vado a fare la spesa, quando porto bambini, comodo, un pochino più lunghino perché il mio colmar è abbastanza corto e avevo bisogno di un giubbino tipo parca che mi arriva sopra il ginocchio, in modo che quando metto maglioni un po' più lunghi, vestitini, mi copre e sono comoda. Volevo anche una cosa con cappuccio. Quando sono entrata in negozio Crocs a Outlet Franciacorta Village, ho visto questo giubbino, me ne sono innamorata subito. Color blu con bellissimo cappuccio, guardate che bello paffuttoso, di marca Canadian, bellissimo tessuto, veramente il giubbino è fatto molto molto bene. Adesso vi faccio vedere anche come sta addosso. Mi piace moltissimo che non è troppo largo. Quando ho provato Woolrich, Woolrich è molto imbottito, grande, mi sentivo un pochino soffocata da quel giubbino. Quando ho provato questo di Canadian, che è un pochino più sciancrato, un pochino più, diciamo, elegante, che posso metterlo anche insieme a un vestitino, me ne sono innamorata subito e anche il prezzo era veramente vantaggioso, perché in negozio costa sui 380 euro ma io ne ho pagato soltanto 160 perché outlet facevano saldi dal prezzo outlet, quindi era super super conveniente. Ovviamente come sempre ho comprato le scarpe. Ta-da! Ho visto una mamma che conosco qua nel mio paese, che portava bellissimi stivaletti con tacco largo, trasparente, favolose. Non so dove l'ha presa, non li ho chiesto e sono andata in cerca di scarpe di questo tipo. Diciamo la verità, le scarpe non mi mancano, però volevo qualcosa di elegante e sportivo, così per tutti i giorni, ma che non sia un stivale basso. Una volta, prima di avere due bambini, portavo sempre tacchi, adesso non li porto mai, giusto per cambiare. Allora volevo una cosa da tutti i giorni con leggero tacchino. Diciamo che ho provato tante scarpe, ho visto tanti negozi, ma quando sono entrata in negozio Barca basta, ero fregata. Le scarpe si presentano così. Guardate che meraviglia. Chi mi segue su Instagram ha già visto queste scarpine che sono veramente favolose. Tante mie amiche mi hanno detto, ma perché questo colore, come fai a abbinarlo? Secondo me non è un problema abbinarlo, starà bene con nero, con jeans, con vestitino come oggi, secondo me starà da Dio. Troverò di sicuro tanti modi da portarlo. Il problema adesso è che non ho una borsa che mi si abbina, quindi devo andare a cercare una borsa bordeaux. Ogni anno faccio anche un salto da Calzedonia. Calzedonia ha davvero tante belle cosette e quando iniziano i saldi sarei volentieri andata lì e preso tutto quanto. Ovviamente un pochino mi controllo e prendo alcune cosettine. Questo anno mi sono fatta convincere per comprare due paia di pantaloni push up. Non so se avete mai provato questi pantaloni, io mi sentivo ridicola a solo provarli, giuro. Sono andata in camerino, l'ho provata e mi sentivo un po' ridicola perché sono veramente push up. Poi all'interno hanno proprio, guardate, questa imbottitura che fa effetto di culetto sodo. Diciamo che io sono molto magra, faccio ginnastica, ma fondoschiena è sempre stato un po' mio
punto debole. Nonostante tanta ginnastica, non è mai stato tipo Jennifer Lopez, eh? Abbiamo presente? È un culettino piccolo, quindi quando ho provato questi pantaloni, mi sono stupita perché davvero funziona, sta davvero bene. Ho chiesto anche alla ragazza se ci sono problemi a lavare questi pantaloni. Lei mi ha detto assolutamente no, li lavi in lavatrice e restano così uguali, non si deforma. Quindi mettiamo push-up sulle tette, perché non dobbiamo usarlo sul culetto? Vi dico solo che prezzo pieno 50 euro e adesso invece sono scontate, prima non sono mai state scontate, meno 50%, quindi 25 euro conviene secondo me tantissimo. Sempre lì ho trovato in offerta i leggings, quelli termici, ce l'ho già tutti i tipi, quelli un po' sottili, però purtroppo segnano, poi fa freddo cane con quelle, non puoi uscire d'inverno con i leggings non termici, quindi mi sono comprata anche questi perché erano scontate anche queste 50%, purtroppo le ho trovate solo in color verde, invece volevo anche quelle rosse, anche quelle nere, ma dove vado io in Calzedonia non c'erano. Comunque, belle, belle, belle. Dopodiché, Ovviamente le calze, a me piacciono queste calze un po' particolari, vedete questo filo argentato all'interno, metto pantaloncini, una scarpa un po' sportiva, non troppo elegante, anche quella che ho appena acquistato, queste calze è un. E dopo, volevo comprare tanti calzini ai miei figli perché ogni anno li cambio proprio tutti i calzini, e la signorina in negozio Calzedonia mi ha detto, guarda, c'è una super favolosa promozione. 10 paia di calzini, 10 euro. Quelli ovviamente da adulto, non per bambini. Allora mi sono scelta 10 paia di calzini di tutti i colori, di tutti i tipi. E adesso vi faccio vedere questo con filo argentato e vedete che ha anche un decorino, un bijou. Questo con fiocchettone, e spesso su Instagram vi faccio vedere quando le metto su come le abbino con il stivaletto, sta da Dio. Queste blu con filo argentato, e queste mi sembrano anche a un filo di cashmere. Qua abbiamo, guardate, risvoltino un po' decorato. Comunque ogni paio costa minimo 4 euro, quindi noi lo prendiamo a 1 euro, è veramente molto, molto, tanto, tanto scontato. Conviene anche queste 4 euro, così semplici, rigate. Queste sempre filo cashmere, queste addirittura costavano 6 euro, quindi conviene prenderle così perché costano niente. Qua le stelline, qua le righine. Anche rima. Adesso vi faccio vedere un'altra novità e sono questi. Andate a vedere questa ditta su Instagram. Promise ha delle cose favolose. Arriva così a casa. Io mi sono ordinata due pacchetti. E adesso vi faccio vedere. Sono delle cosine decorative che mettiamo sul nostro reggiseno. Potevate già vedere su Instagram una foto dove ho un super mega trucco e questa maglietta scollata con questo decoro sul décolleté. Secondo me fa un tocco sexy, chic e favoloso. Adesso vi faccio vedere questa. Guardate, wow! Questa parte va attaccata sul collo. Ci scende sul décolleté questo super bijou e qua abbiamo. Se ancora non conoscete questi prodotti, dovete andare a vedere. Questi sono un po' più semplici, ma neanche tanto. Così, e addosso saranno così. Guardate. Dovete solo avere un reggiseno che ha qua. Si possono staccare come si chiamano? Secondo me è favoloso e a volte mi piace mettere un dettaglietto così, un po' particolare, un po' sexy per non essere proprio troppo scontata, troppo noiosa. Anche il prezzo di questo prodotto, Promise, è basso, quindi conviene comprarlo perché davvero vengono dalla Polonia, dovete scrivergli un messaggio in inglese e ve lo spediranno senza problemi in Italia e costano davvero poco. Ultima cosa che ha acquistato, non c'entra niente con vestite, è la macchinetta Foreo. È una macchinetta per pulizia del viso e appena ho visto catalogo nuovo di Esselunga con premi nuovi l'ho presa subito perché conviene. Se fate la spesa a Esselunga
dovete assolutamente prendervi questo perché vale la pena. Se non sbaglio 29 euro più 2500 punti, quindi poco, perché in negozio dovete pagarlo da 130 a 150 euro per questa cosa. In un'altra occasione, in un altro video, perché se no esce troppo lungo, vi farò vedere e vi spiegherò bene a cosa serve. Comunque si pulisce bene il viso, ma non solo. Quindi chi di voi ci tiene il viso, ci tiene la bellezza, dovrebbe avere a casa un gadget così. Questo è tutto, spero che il video vi è piaciuto, io vi saluto. Fatemi sapere se vi piace questa idea di pubblicare tutti i video italiani su altro canale Beatrix Life. Se sì, scrivete sotto, seguitemi su Instagram e adesso vi saluto. Ciao a tutti!